Salve a tutti dal De Bandido 1980. Eccoci qua su un altro episodio di Constructor Simulator 2015. E allora, oggi siamo qua dal concessionario dei mezzi in città per vedere un po' cosa possiamo fare con 300.000 euro. Cosa potremmo acquistare di bello, di buono. Allora, vediamo un po'. Io al momento di prendere la gru, perché sono stufo di scaricare le robe ogni volta col braccio, insomma, del camion. Col camion con la gru. Allora io direi prendere, perché anche la vettomia non serve meno al vaglio come discorso. 130, però anche la gru fissa possiamo attaccargli il gancio per portare a altezze un po' elevate il cemento e fare le colate di cemento. Io devo prendere la gru. Altezza 21, ma no. Bene, bene. Acquistiamo. E adesso andiamo a vedere se dobbiamo portarla a casa o se vediamo un po'. Penso che sia già a casa o no? Qua non vedo niente. Di solito quando si comprano i mezzi li compaiono sempre qua. Beh, facciamo un giro un attimino a vedere. Andiamo da questa a vedere se sono solo. Ah, sono solo per bellezza. Vedete, qua c'è in altri camion. Giusto dimostrativi, niente di. Ah sì, ma se l'ho già portata a casa. Allora. Quei 100.000 lì li dobbiamo tenere per i costi. Anzi, a proposito di costi, dobbiamo anche sistemare la nostra impresa, dobbiamo mettere via. Nel parco macchina mettere dentro l'escavatore che non voglio più vedere. Sposta nel deposito. Sì, lo spostiamo nel deposito così. Hanno un costo di alimentazione dimezzato, ok. E ovviamente spostiamo nel deposito anche il rimorchio. Che sono sempre i costi dimezzati che fa sempre comodo. E nel deposito attualmente abbiamo questo dei container. Vedete qua c'è già. La gru fissa è già nel deposito e questo simbolo qua vuol dire che è noleggiato. Beh, noleggio non ti costa mica niente, è costo zero. E bene, allora il personale vediamo un po'. Personale, assumi capomastro. Questi qua dell'operaio direi di fare la prossima volta a vedere cosa succede. Intanto ci alziamo un attimino di livello e vediamo se c'è qualche lavoro. Vedete, questo qua è quello della volta scorsa che vuole fare con l'escavatore, 121.000 euro. Accidenti. Tutorial gru a torre.
ci dà anche qualche soldino, potremmo fare questo. Allora, dobbiamo andare a prendere un po' di roba. Rivestimenti, fondo, impalcatura. Ah, questa impalcatura non è nuova. Il fondo l'abbiamo visto la volta scorsa. Il rivestimento per pareti. Boh, non lo so, questo non è nuovo. Sì, facciamo questo tutorial. Accettiamo. E vediamo un po'. Entra nell'area di addestramento per iniziare il tutorial. Che dovrebbe essere questo qua. Di solito è sempre questa qua vicina. Aspetta di andare ad entrare da questa. Ah, vedi un po' che dobbiamo parlare col tipo, eh. Eccoci qua, ti mostrerò come controllare il lavoratore, sono un bel po' di cose da tenere a mente. Sembra difficile, tutto. Devi montare la gru a torre sul cantiere, ma sì. Come dicevo la volta scorsa, c'è sempre un'area di vita per la posizionamento della torre. Bene, allora andiamo a prendere la gru. Ah, dobbiamo ritornare su un shelly. Allora. Di sì, se volete tornare in sede sempre non ti fa pagare. Sono solamente i posti che. Ecco perché questo qua me l'ha lasciato qua. Tu hai detto di mettere nel magazzino. Ah, eccola la nostra gru. Oh no. Ah no, qua sono le altre. Ah, aspetta, mi prendo questo. Ma non ho capito perché questo me l'ha lasciato qua. Ah, devi abbassare i piedini. Adesso qua non so più come fare, devo evitare. Allora. Vediamo un po'. Sali sulla gru fissa, eh sì, ma io la voglio. Non so, io la dovrei smontare, a dire la verità. Spettacolo. No, ovviamente lì c'è quel pallino giallo e. Sì, ma io devo smontarla questa. Come si fa? Aspetta che guardo. Magari mi è sfuggito. Forse da là mi dice di portarla. Non so, non so. Tutta roba nuova che. Pensavo che la dovevo smontare e poi portarla qua. Ordina consegnamento. Oh, F. Ah, ok.
Ah, sì. Ah, ok. Ok, ora sali su e prendi il comando. Sì, ma se non ci sono gli attrezzi. Ah, sono già là, quelli là. Ah, sì, perché questo qua è il tutorial. Sì. Allora. Ok, questo avanti. I soliti tasti, questi qua. Aspetta, mi tratta la telecamera un po' meglio, ma non si capisce mica dove è il gancio. Beh, ascolta, ma sto gancio va giù o no qua? Ah sì, ok. Vedete che così è tutta un'altra storia. Collega. Ok. Puoi anche ruotare il carico avanzata. Se non ti fossi te sarei perso. Sarai perso. Ma è comodissima, niente da dire. Tacchete. Bella silenziosa anche. Ma poi con i tasti è subito fatto. Ho capito quello perché non me lo aggancio lui. Aspetta, vediamo se c'è una visuale un po' più. Ah, ok. Perché non si vede benissimo anche a star distanti il pallino giallo su uno sfondo così. Ecco, allora piccolo sarà. Lo prendiamo subito quello piccolo, così ti togliamo. Bello, è come fare quel giochino con il braccio meccanico che andate giù a prendere i pupazzi o cosa c'è da prendere. Bello. Giochino. Allora, invece per tirarcelo appresso non sono più i tasti direzionali a destra e a sinistra, ma quelli che si usano per la macchina, cioè avanti e indietro, la W, la W scusate, e la S. Perché adesso ho fatto l'aggiornamento 1.5 per questo gioco e quindi magari hanno cambiato i tasti, non lo so. Da un bel po' che non ci giocavo, almeno arrivo fino alla puntata 10 per
per finire un po' cosa offre il gioco. A dire la verità offre anche i carottaggi, però non so se arriveremo a farli. Cosa è successo? Così? Ah, si è ribaltato. Non ho capito qual è il sopra di questo affare. Ha ribaltato un'altra volta. Ma guarda te. Credo che questo serva per portare. Dai. Ah no, questo qua è sotto. Vedete? È sotto di sto bancale, diciamo. Non ho capito perché me l'hanno lasciato così. Ma così me lo fa caricare su. Vabbè. Vabbè no, c'è solo una lavorazione, buon. Torniamo un po' presso. Un po' giusto per essere dentro, niente di più. Scendi dalla gru e lascia l'area per completare questo tutorial. Allora noi quando chiudiamo, tiriamo sempre su il gancio e lo tiriamo appresso alla torre. Per un semplice motivo, io quando lavoravo come carpentiere facevo anche il gruista e mi hanno sempre spiegato che essendo anche in un posto dove c'è la zona edilizia e c'è anche qualche casa in giro, mi hanno sempre insegnato a tirare il gancio su del tutto e vicino alla torre. Se viene qualche folata di vento e lasciate il gancio giù per terra, lo ritrovate addosso a un orto o una recinzione, siete belli che spacciati in zone particolari. Se intorno avete tutta una zona libera, potete anche lasciarlo tranquillamente là. Sono fiero di te. La peppa è andata molto bene. Scesa da fuori, contro se c'è qualcuno in cui potresti usare la gru a torre. Bene, siamo arrivati a livello 8. E vediamo un pochettino cosa c'è. Qua si fa tutto col mouse, quindi siamo via tranquilli. Lavori. 31.000. Qua sono i soliti trasporti. Qua cosa gli servirà? Un grande scavatore. Madonna. Allora, una cosa dell'escavatore. Se
come me iniziate a usarlo da livello 7 in poi, dovete fare tutto quanto scavo voi. Non è che come quando cominciate già a utilizzare all'inizio partita, che siete a livello 1 o 2, vi fa fare, che so, metà scavo a voi, poi vi dice: vuoi continuare lo scavo? E voi potete scegliere di sì, quindi andate avanti a scavare voi, oppure no, vi finiscerà lo scavo il computer, insomma. Invece da livello 7 in poi, almeno da quello che ho visto io, dovete continuare voi, dovete farlo tutti voi nel lavoro. Io direi di fare questo. Accidenti, quanta roba! Dio buono! Traletti a vetro rosso, tegole, materiali di isolamento, asfalto, madonna, quanta roba! Beh, no, direi di farne uno un pochettino più piccolo, almeno per farvi vedere. Fammi vedere. Ah, questo qua è il livello 5, questo è il livello 4, questo è il livello 2, ma non ce l'avrò. Questo. Accidenti, anche qua 8, vabbè. Una cabina sanitaria. Un rimorchio. Generatore da un rivenditore dei materiali e trasporta carico guida a rivenditori materiali edilizi. Perché mi dice guida materiali edilizi? Non ho capito questo rimorchio generatore. Vabbè. Noi lo cominciamo, adesso andiamo a vedere. Hendrik, la famiglia Hendrik. Accetta lavoro. Allora, procurati una cabina da un rivenditore di materiali. Ad andare a rivenditore di materiali. Allora. Ah, sempre col mouse, sono usato con Farming. Ah, qui sto giocando con la nuova scheda grafica. Allora, aspettate un attimo che mi devo orientare qua. Dove cavolo è il rivenditore? Zona industriale, zona. Ah. Beh, noi facciamo prima di andare in sede, perché dobbiamo prenderci il mezzo. Il camion con Grushy. Allora, facciamo questo pezzettino di strada così vi spiego anche qua la novità. Allora, sto giocando con la GeForce 970 e quindi sto giocando a 60 FPS, 60 FPS, non 60 FPS. Spero che il video venga bene, a me sembra che fare ultimamente meglio, quanto prima. Bene, la carichiamo su sta roba un po' nuova, andiamo a visto, e poi ci vediamo sul canale. Usare la vettura.
boh. Noi bruciamo altri incidenze. Ma che verde. Consumo bem de vídeos também, né? Adesso vediamo se devo. Mi sa che devo caricarlo di là. Adesso vediamo che dice il tipo qua. Allora, aspetta che adesso ne devo. Cabina sanitaria e rimorchio generatore. Qua cabina sanitaria, acquista ah, è questo qua il rimorchio. Urca, posso agganciarlo qua dietro? Questo è nuovo, questa. Ah, e la cabina è là. Qua si può agganciare qua dietro, sì? Sì, c'è bene la campana qua, ok. Allora proviamo ad agganciarlo. Dove siamo qua. E poi ci vediamo su cantiere. Quindi non mi lascia andare. Una parte dubbio che si possa pensare. Ah no, ok. Ma che agganciato. Ah, devi alzare più di sostegno. Allora, era la Q, mi sembra. Sì. Il piede sostegno non è altro che quella rotellina che c'è appena vicino al gancio, ma non è altro che il sostegno che tiene alzato il carrellino. Bene, allora ci vediamo sul cantiere. Qua sul cantiere, però, qua sul cantiere non ci compare là. Il recinto per la gru, quindi adesso non so, proviamo a scaricare questi due, ovvero la cabina e il rimorchio, poi magari ci compare questa zona, non lo so, è tutto a provare visto che è la prima volta che facciamo sto lavoro. E allora scarico la cabina, già ho scollegato il cavo delle cinghie c'era anche da caricare su queste due reti per l'armatura. Ci vedete, devono fare qualche lavoro di posa di cemento, allora servono l'armatura di ferro, le gabbie, classiche gabbie. Non così tanto subito là. Andiamo.
Sinceramente non l'ho capita. Ma comunque. Allora, mettiamo un po' da una parte perché se adesso passo col camion. No, più di così non mi lascia andare. Vabbè, così va bene. Io direi che già che ho qua la ru, non so se mi conviene scaricare anche. Vabbè, dai, usciamo su tutto poi. Non sapevo se scaricare quelle reti là perché sono un po' pericolanti. No, vabbè. Rimettiamo le cinghie come in Farming 17. Io ho qualche dubbio, perché di solito le aree ci sono già prima di arrivare. Comunque, ah, vedete? Vabbè, no, questo l'ho già fatto. Ah, ci ha fatto il... Adesso vediamo se ci ha fatto la zona. Devo dare qui se no un momento. Io non credo che sia rifatta questa roba adesso. Qua non mi dice più neanche un trigger, come mai? Guida l'editore cose di inizio, ma io ho già su tutto quanto. O sul fondo, o sulle gabbie. Non ho capito questo qua, guida rivenditore materiale edilizio, ma è un passaggio che è ovvio. Non ci sono neanche i birilli là. Vabbè ragazzi, finiamo qua sta puntata, se non è diventata troppo eterna. Mi sembra strano che non mi lascia. No, non ho capito sto passaggio. Comunque, vabbè. Risolverò dietro le quinte, quindi noi ci vediamo alla prossima. Spero che questo video sia diventato abbastanza bello, visto che siamo in qualità in Full HD praticamente, 1980x1920 come risoluzione, a 60 fps, bene o male, registrando con OBS. Io sto registrando con OBS, quindi sto facendo una prova perché con Flaps vedo che mi mangia parecchi
parecchi frame, ogni tanto anche una ventina al colpo, e mi sembra un po' che ne risenta la qualità. Quindi vediamo come è diventato questo video e lasciate qualche commento se magari vi è piaciuto il video, è migliore in questa configurazione. E bene, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!